Ho rischiato grosso. Allora, fa casino. Eccoci qua, devo scartare sto pacco e lo faccio insieme a voi. Vi dico un attimo cosa ci potrebbe essere dentro, così senza fare intro, senza fare niente. Mi serve qualcosa di forte. Ok, allora, io in teoria qua dentro ci dovrebbe essere una cassa Bluetooth di nuova generazione col Bluetooth appunto 5.0. Di solito quando mi scrivono per farmi fare ste cose sono un pochino scettico. C'è il gatto là sopra, là intanto. Ciao Vicio, ciao. Cerco di non portare robe sul canale che sono normali, perché una cassa Bluetooth potrebbe essere anche, che ne so, questa che ho io della JBL, che è una semplice cassa. Quindi perché fare un video su questa semplice cassa? Non lo so. Ma questa cassa è particolare, perché io ho detto, ma cassa, sarà il solito zito che mi manda un'altra cassa Bluetooth normale di quelle, vabbè. Poi la vado a vedere e vedo una roba. Adesso vediamo. Vi presento la cassa Bluetooth Gravastar. E già potete capire un attimo dalla forma perché ho deciso di fare un video su sta cassa. Come si apre sto coso? È interessante, ma comunque è enorme sta roba. Pensavo mi mandessero una cosa così. No, non è una cosa così, cos'è? Intanto prendiamo le nostre forbici della punta arrotondata, che Giovanni Muciaccia sarebbe fiero di me. Giovanni Muciaccia, sì, fiero di me. Intanto c'è il gatto che sta osservando ciò che sto facendo. Ok, quante ce ne sono? Ma perché di quella miseria? Più scotch. Ok. Oh, possibile mai che ci siamo. Si presenta bene sta cosa. Allora, Gravastar, libretto di istruzioni che non vado a leggere e metto da parte. Ciao. No, non ti andare, gatto, a scendere. Questo molto. Ma cos'è sta roba? Siete pronti? Io non sono pronto. Non oso nemmeno immaginare quanto pesa sta cosa. Voia te! Che diavolo è? Un robot! Ma cos'è? Ed è una cassa Bluetooth! Ma è una roba allucina! Oddio! Oh raga, io non so effettivamente quanto potrebbe andare a costare sta roba. Ah! Sicuramente non è una cassa tipo questa che puoi portare in giro. Questa è una cassa vera e propria. Diamine! Allora, ci sono altre cose dentro? C'è questo coso che... No, niente. Ok. Via. Allora, vediamo sto coso. Come si accende? Cercherò di capirlo senza le istruzioni. Guardate, questa è la cassa. Infatti, come si vede, si muove. Ma è una roba fantascientifica. Ok, qua si può collegare. Qua si può collegare, ovviamente. Questo è un ingresso di tipo C per caricarlo, effettivamente. Questo invece è un ingresso AUX per andare a mettere, ovviamente, il cellulare, per collegare il cellulare. Per il resto, che figata la forma. Fantascientifica sta roba. Già si è spoccata. Io spero tanto che sia carica, no? Ci deve essere scritto tasto power. Abbiamo capito, non so come si accende. Libretto di istruzione a me. Gravastar. Gravastar è un metallo steel Bluetooth speaker futuristico. Si vede, modello combinato con luci. Sì. Ma io sono deficiente. Ecco i tasti d'accensione. Ma che stiamo scherzando? Power dovrebbe essere questo. Ora prende vita. Che cosa? Cosa ha fatto? Spegni. Oh, ragazzi, ma fa uno strano rumore. Accendo, power on, play, pausa, power off. Sì, ho capito, player. Adesso lo faccio il player. Può camminare sto coso? Dimmi che può camminare. Del tipo che questo robot mi segue in giro mentre ascolto musica. Posso alzare... Allora, il volume qua, come vedete, non è al massimo. Ma se lo voglio mettere al massimo, basta... Credo. Non è che è touch. On the top is the volume adjustment. Ok. Devo muovere questo e toccare l'aria. Ma allora è touch. Ready to pair. Ah, l'avevo detto io che mancava qualcosa. Ora mi dice ready to pair. Aggiorna. Vediamo se adesso spunta. Dovrebbe spuntare ora, no? Perché ha detto sono pronto. Oh, che bellissimo. Quando sfalla quella voce è bellissima. Vediamo cosa dice. Accoppiare,
Sì, associo. Bluetooth connected. Ok, l'ho connesso. E poi? Dice che questo dispositivo si può connettere ad altri dispositivi del genere. E quindi suonare insieme con questo coso. Però io adesso mettiamo una canzone, per forza. Vai. No, che Google. Ah, esce da qua il suono. Vabbè, io sono deficiente. E non è al massimo. Fermalo. Ragazzi, guardate. Che figo. Ora non lo fa più perché non è in riproduzione. Però, metti. Che ne so. Qualcosa no copyright. No copyright. No copyright. Vediamo. Ok, bello, interessante. Meno che sa Bluetooth è veramente potente. Se posso dire, è pure un pochino inquietante. Se faccio così, ora, io se faccio così, lo spengo, no? Spengo le luci davanti, ma non quelle dietro, perché queste qua due rimangono accese. Ora, io voglio capire la distanza. Intanto mi sto sporcando tutte le mani, perché a quanto pare mi sa che perde di vernice. Adesso proviamo la distanza, per vedere quanto funziona, ma soprattutto queste freccettine qua. A che diavolo servono? Però cambiamo canzone. Pronto? Vediamo. Allora, perfetto, direi che può bastare. Appena arrivo nell'altra stanza più in fondo, cioè l'ultima stanza, inizia a non prendere più. Però ci siamo, distanza bello, molto ottimo. Design, raga, ma che design è questo? Allora, frate, a te ti poso qua un attimo, cioè scusa, eh. Abbiamo cavo di tipo C, che posso utilizzare tranquillamente per caricare il mio cellulare. Cavo AUX per collegare questo cellulare a questo coso. Direttamente da cavo, senza Bluetooth. Controlliamo se posso fare altro. Batteria 10 mAh. Cavolo, playtime, quindi a musica. Mi sta dicendo che posso ascoltare 20 ore ininterrotte di musica. Charging power. Allora, deficita un attimo sulla potenza di ricarica, semplicemente perché sì, mi dice che è un 5 volt 1 ampere, quindi 5 watt. La potenza di sto coso è di 20 watt, a quanto ho capito. E il range, come più o meno ho capito, è anch'esso sui 10 metri. 10 mAh! Quindi non supporta la ricarica rapida, a quanto ho capito, eh. Possiamo collegare questo qua in coppia con un altro Gravastar. Quindi possiamo collegarlo in coppia e fare due casse Bluetooth collegate insieme. Dopodiché, niente, tutto qua, ragazzi. Bello, veramente carino. Veramente un bel altoparlante. Devo dire molto pesante, ma è perché è futuristico. Cioè, futuristico. Guardate qua. Il mio gatto sicuramente si spaventerà a vedere sto coso. Però è molto interessante. Qua sopra la parte touch. Diciamo una potenza bestiale. Che dire? Mi piace un sacco. Non so dove lo metterò, ma da qualche parte cercherò di metterlo. Ok, ragazzi, io direi che il video di oggi lo posso anche terminare qua. Spero tantissimo che comunque vi sia piaciuto. E mi raccomando, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi lascio tutti i link sotto in descrizione per Gravastar. Non so quando sarà disponibile all'acquisto, visto che è un'anteprima, ma spero molto presto. E niente, qua dal vostro Lorenzis e dal suo piccolo altoparlante futuristico. Sai chi sembri? Sembri Jill di Dragon Ball GT. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ehi!